Terminata a Tarantola 2 giorni all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro sul tema della solidarietà energetica, economica, sociale e sanitaria nell'Unione Europea alla prova delle crisi, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Erasmus+. Dal piano Repower EU al principio di solidarietà energetica tra sovranità e integrazione, dal Next Generation EU fino al Just Transition Fund e a tutte le altre forme di solidarietà europea agli Stati membri, sono alcuni tra i temi trattati durante le 2 sessioni di lavoro al Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, con attenzione particolare ai sostegni giunti in fase di pandemia o per contrastare gli effetti del conflitto russo-ucraino. La Commissione Europea, l'Unione Europea, sente il bisogno di mettere a disposizione altri fondi per aiutare in settori specifici. Uno di questi, per esempio, è il Next Generation EU, che sono dei fondi che mette a disposizione per aiutare la crescita economica in settori particolari, più innovativi, più sostenibili. Per accedere a tutte le informazioni utili sull'attualità europea, nel 2021 è stato attivato anche a Taranto uno sportello che tanto collabora con imprese, scuola e media locali. È un centro che appunto si occupa proprio di divulgare quella che è l'attualità a 360 gradi, quindi dal Next Generation EU alla pubblica transizione verde e digitale, alla risposta ad esempio alla crisi pandemica e al Repower EU, quindi diciamo tante diverse attività che sono promosse dall'Unione Europea che vengono divulgate sul territorio sempre comunque con uno sguardo critico a quelle che sono poi le aree di interesse per il nostro territorio, quello tarantino per l'area ionica.